Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sembrava la mia controfigura, dottore. Comunque. Ma scusa, no, fate bravo, però, voglio meglio. Sta indagando perché lei. Mi voglio scusi, sapere che cosa mi è accaduto. Sono sei molto attenta. Voglio sapere che cosa mi è accaduto, dottoressa. L'hanno drogato, le hanno messo non lo so, in un bicchiere. Non posso assolutamente. Dico solo che non sono stato bene. Beh, le famose caramelle con la droga dentro. Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per riuscire a giustificarvi quando vi chiedono se avete preparato il vostro progetto di laboratorio. Sembrava la mia controfigura, dottore. Io non so in quel momento che cosa mi sia successo. La mia famiglia non mi ha riconosciuto. Io stesso non connettevo, dottore. Il piano anti-Covid l'ho fatto io. Cioè, perché da come dice lì? Addirittura non sembra che apprenda in quel momento. Ecco, ringraziamo l'ex commissario alla sanità della Calabria, Cotticelli. Questa è Settimana Rossa, il weekly podcast che puoi ascoltare mentre superi i confini per arrivare in zona gialla. Questa è Settimana Fresca, perché comunque in lockdown, un pochino in galera, ci siamo tutti. Già. Non tutto è come sembra, il mondo è pieno di copie, molto pieno di copie. E come regolarmente escono copie di Settimana Grezza tra i podcast, segnale positivo perché vuol dire che evidentemente il podcast funziona, così qualcun altro se n'è accorto del problema delle copie, in questo caso copie di nomi. Sì, copie di nomi di hotel. Ormai la storia è famosissima, però dato che l'obiettivo di Settimana Grezza è lasciare un qualche tipo di segno nella memoria di chi l'ascolta, la ripetiamo. Allora, Biden ha vinto le elezioni negli Stati Uniti e fin qui ci siamo, giusto? Ok. Ecco, quando è arrivata la notizia all'uomo dal ciuffo più riportato del mondo, il piccolo Trump non l'ha presa benissimo, quindi cosa ha fatto? Dal campo da golf in cui era, ha urlato al suo staff di indire subito una riunione con i suoi avvocati al Four Seasons di Philadelphia per intraprendere un'azione legale con i controcazzi, giustamente non gli bastava mettere a ferro fuoco gli Stati Uniti. Lo staff del presidente subito si è attivato, ha chiamato il Four Seasons per prenotare una sala congressi e ha comunicato agli avvocati di Trump ora e indirizzo dell'incontro. Ecco però che durante la chiamata sorge il primo problema. Il Four Seasons non può affittare una sala congressi. Ottimo, ci sono altri spazi? Sì, ci sarebbe il piazzale dietro. Fantastico. Piazzale del Four Seasons prenotato, team di super avvocati invitati, stampa allertata per lanciare comunicati stampa ovunque. Tutto ok, no? Sta di fatto però che il piazzale del Four Seasons di Philadelphia prenotato dallo staff di Trump non era altro che il piazzale del Four Seasons Total Landscaping, ovvero una ditta che fa fondali ed elementi di paesaggistica con sede e quindi anche il piazzale in un capannone in piena periferia, a 11 miglia dal centro di Philadelphia, e con di fronte, almeno in base a quanto riportato dalla stampa, un negozio di articoli per adulti. Che poi, cosa voglia dire per adulti? Non si capisce, cose per riordinare le bollette, cosa ci rende adulti? Sicuramente ci renderebbe un po' più adulti controllare magari l'indirizzo che stiamo mandando a dei super avvocati, ma d'altronde dietro ad un bambinone come Trump non possono che esserci altrettanti bambinoni. Iniziamo. Oggi porto, porto al collo questo micro purificatore d'aria che costa 50 euro. Questo micro purificatore d'aria di tecnologia israeliana, per un metro cubo intorno alla persona, genera dei cationi che inibiscono praticamente qualsiasi virus abbia segno positivo. Bene, mentre si trovano sempre più soluzioni altalenanti per sconfiggere questo Covid, quello che avete sentito poco tempo fa era il segretario del sindacato della polizia durante la commissione affari costituzionali della Camera. Sì, il tempo verbale al passato per definirlo è un grido di speranza. In ogni caso, in concomitanza con la proposta di Ciondoli, sembrerebbe essere arrivato un vaccino funzionante al 90%. Niente ammoniaca nel sangue o idrossiclorochina. Incredibile, eh? No, 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 no!
Continuiamo con l'Italia e con il Covid, perché nonostante la linea di questo podcast sia totalmente opposta a quella utilizzata da Giordano, purtroppo c'è da ammettere che il marietto nazionale non ha tutti i torti. L'Italia è divisa in colori, il responsabile della sanità calabre è stato beccato a non sapere nemmeno di dover fare un piano contro un'epidemia, ed effettivamente anche io non mi sento molto bene. In generale, mentre Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria sono entrate nella zona arancione, nella zona rossa di Calabria c'è stato un piccolo cambio nel commissario alla sanità, appunto da Cotticelli, che non sapeva di dover fare un piano di prevenzione all'epidemia, a Zuccatelli, di cui sono usciti dei video in cui dichiara che le mascherine non servono a nulla. Diciamo che aver messo Zuccatelli alla sanità in Calabria è un po' come decidere di mettere a capo di una commissione sulla libertà di aborto un cardinale polacco. No, io so che in temi economici, fatta eccezione per il disastro del virus che sta colpendo tutto il mondo, in tema di economia e di posti di lavoro pre-virus e di abbattimento fiscale, Trump è stato il numero uno dal punto di vista degli aiuti alle imprese e alle famiglie americane. Poi non entro nel merito delle sue vicende con la giustizia americana perché non mi compete. Spero che vinca, questo evidentemente sì. Infine, in realtà le notizie davvero importanti della settimana erano queste, e forse urge fare una piccola riflessione. Ecco, il problema fondamentalmente è che le elezioni americane, come al solito, sono state seguite quasi di più di una qualsiasi votazione in Italia. C'era un vecchio video del Terzo Segreto di Satira che raccontava di come l'uomo di sinistra italiano nel 2015 festeggiasse la vittoria di Tsipras in Grecia come se fosse una sua vittoria, una vittoria della sinistra italiana. La realtà è che non è un problema solo di sinistra, se così ancora si può definire. Anche la destra ha questo problema, in Italia. Tutti a discutere delle elezioni americane, chi esultando, chi soffrendo, ma raga, almeno loro avevano Trump, che ha permesso ad un sacco di comici e telefilm americani di fare successo. In Italia l'unico che ha fatto successo con Trump è stato Salvini. E ricordate che Trump ora forse non ci sarà più, ma Salvini e Meloni qui restano, e dato il loro successo a livello di sondaggi, il problema non sono loro, ma piuttosto i loro seguaci, come nella battuta di Woody Allen con Dio, con cui tra l'altro loro condividono molti seguaci. Non con Woody Allen. Con Dio, si intende. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.